Radio Stuni News, le notizie di Radio Stuni. Lunedì 7 agosto 2023, San Gaetano. Dallo studio 3 Lillo Zaccaria per le news. Cerco Rino Gaetano. Emozionante concerto spettacolo firmato ed eseguito dai Recover Band e Orchestra Fiati Vitino Zizzi di Cisternino. Ripercorsi i più grandi successi del cantautore romano. Ieri sera in Piazza della Libertà, gremita in ogni dove, è avvenuta una narrazione gradevole per ogni età, sotto il cielo sempre più blu della nostra magica città. Una formazione pop rock di 5 elementi e una orchestra di fiati di 50 giovanissimi musicisti, diretta dal maestro Donato Semeraro. Hanno scatenato i presenti, coinvolti anch'essi a cantare i successi del noto cantautore. Presenti la Polizia Locale e la Croce Rossa Italiana, Comitato di Ostuni. Ieri è stata la giornata culmine dei festeggiamenti in onore della Madonna della Grata. Sentita la partecipazione alla storica processione per le vie cittadine. I fedeli hanno accompagnato la Madonna con lunghi ceri accesi. Sua Eccellenza Monsignor Giovanni Intini, Arcivescovo di Brindisi Ostuni, ha espresso una riflessione finale. La viabilità è stata coordinata dalla Polizia Locale e dai volontari del SER Ostuni. L'arrivo della processione al santuario con la riflessione e la benedizione è stata trasmessa in diretta sul canale YouTube di Radio Ostuni, visibile in ogni momento. Il ringraziamento di padre Michele Tumbarello, giunto alla sua 8ª festa della Madonna della Grata. Abbiamo appena concluso il giorno della festa a lei dedicata, che è la prima domenica di agosto. Dopo una settimana, dopo una novena di preghiera mattutina e serale in unione in onore della Madonna della Grata, che qui in questo santuario nella seconda metà del 1700 si è manifestato in un modo ben visibile e palpabile nei confronti di un cittadino ostunese che proprio qui in questo santuario aveva l'orto ed era venuto a lavorare, e nel lavorare è caduto rovinosamente sulla schiena, che in dialetto appunto si chiama grata, e dopo aver provato questo dolore lancinante ha invocato la Madonna e la Madonna lo ha immediatamente guarito, e lui ha sentito e ha visto proprio la Vergine Maria, quindi ha chiamato tutti gli altri a venire qui della città, e nel indicare quello che era successo si sono rivolti proprio all'edicola che qui già regnava, dove c'è quell'affresco là in fondo che è stato per loro il segno proprio che era stata la Madonna. Ora in questi 9 giorni di preghiera e di preparazione a questo giorno di festa, il popolo di Ostuni ha risposto in un modo straordinario, una partecipazione attiva, sincera, entusiasta, e noi ringraziamo tutti davvero e continuiamo a pregare la Vergine Maria, perché la settimana che ci si pone innanzi sarà la settimana di ringraziamento. Tutte le mattine il santuario molto presto alle 6:30 aprirà, alle 6:45 c'è il rosario e poi alle 7:15 la Santa Messa con la preghiera di ringraziamento. Io vorrei dire a tutto il popolo ostunese che non dimenticano che proprio nel territorio di questa città la Vergine Maria è apparsa, la Vergine Maria ha manifestato la sua tenerezza materna, e che quindi il popolo di Ostuni può trovare in questo piccolo santuario, che molti definiscono come un bijou, come un confetto per la bellezza anche estetica e artistica che offre, per poter attraverso Maria incontrare Gesù. Vi aspettiamo tutti, che Dio vi benedica. L'ottimismo e la fregatura della vita. Spettacolo comico con Gianni Ippolito, questa sera alle 21 nel Chiostro San Francesco. Torneo di paddle e panzerottata, insieme per Lourdes. Serata di musica e sport per sostenere il pellegrinaggio dei volontari Unitalsi a Lourdes nel prossimo settembre. Questa sera alle 18 presso l'oratorio della parrocchia della Madonna del Pozzo. Informazioni e iscrizioni al 379 264 1298.
Riparte oggi la terza edizione di Terra Madre Mare, laboratori esperienziali tra preistoria e modernità a cura di Pamela Biaggi. Questo pomeriggio, a partire dalle 18, presso il Parco di Santa Maria Dagnano, appuntamento con trame messapiche, approfondimento per bambini sul modo di vestire dei messapi attraverso particolari tessuti e accessori. Prenotazioni al 327-167-8735. Ultimo appuntamento con la Biblioteca Fuori di Sé, evento che coinvolge ragazze e ragazzi presso il Museo Diocesano di Ostuni. Si terranno oggi letture all'aria aperta nel giardino dalle ore 17.30 alle ore 18.30, momenti dedicati per bambini dai 4 ai 7 anni, mentre dalle 18.30 per i bambini dagli anni 8 agli anni 10. Si inaugura questa sera alle 18.30 presso Palazzo Tanzarella, via Cattedrale, la mostra d'arte contemporanea degli artisti Maurizio Sardanelli e Gino Miglietta, evento patrocinato dal Comune di Ostuni in collaborazione con Espressioni d'Arte. La presentazione è affidata alla cultrice dell'arte Carmela Amati. Farà seguito un intervento del maestro Carmelo Conte. La mostra rimarrà aperta fino al 13 di agosto. Prossimi al matrimonio Lorenza e Michelangelo. Felicitazioni ai futuri sposi. Si è spento all'età di 85 anni Donato Mastronardo. La celebrazione esequiale si tiene oggi alle 17 presso la chiesa del Centro Solari del Focolare. Sentite condoglianze alla famiglia. La farmacia Matarrese effettua quest'oggi il turno pomeridiano e notturno. A Villanova Marina di Ostuni è aperta tutti i giorni la succursale estiva della farmacia Santoro. Meteo, nubi sparse alternate a schiarite con deboli piogge in serata. Venti di tramontana, mare poco mosso. Citazione odierna. È bene sapere che gran parte dei consigli di vita su Facebook vengono scritti da gente seduta sul cesso. Sereno inizio settimana.